Buonasera, ben trovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula la politica locale a confronto. Torniamo anche noi dopo la pausa per le festività natalizie. Ci avevamo lasciati parlando di Rimini, di motori culturali. Oggi invece ci spostiamo nel comune di Bellaria e Giamarina Marina. Un doppio argomento per la puntata di oggi, perché parleremo dell'intervento in corso sul lungomare. Tra l'altro, ne avevamo parlato anche nella primavera scorsa quando ancora eravamo al primo stralcio. E poi parleremo anche di una novità arrivata recentemente, o meglio, di quelli che sono i problemi. Progetti presentati da RFI per il potenziamento della linea ferroviaria a Rimini e Ravenna che potrebbero avere delle implicazioni anche sul bellariese. E eh, ne parleremo questa sera con il sindaco di Bellarie Giammarina Filippo Giorgetti. Buonasera. Buonasera a voi. E con Gabriele Bucci, consigliere comunale della lista che porta il suo nome, la lista Bucci. Buonasera a tutti. Come detto, due argomenti, partiamo da quest'ultimo che è quello diciamo, più recente eh, dal punto di vista mediatico, dopo l'annuncio che è arrivato da RFI anche nell'ambito di questi fondi europei, i famosi fondi del PNRR di cui tanto si parla e si discute. Cerchiamo di capire di cosa si parla nel dettaglio all'interno di questo eh, servizio che abbiamo mandato in onda proprio una decina di giorni fa nel nostro telegiornale e poi affrontiamo nel dettaglio quello che potrebbe implicare per il Comune di Bellaria e Giammarino. Sono 52 in totale le opere di mobilità ferroviaria da avviare nei prossimi 5 anni, su cui Roma sta portando avanti gli studi di fattibilità, progetti che ora hanno nuova spinta dal piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge di bilancio, insieme al documento strategico sulla mobilità ferroviaria presentato a fine anno dal ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. Tra queste ci sono il potenziamento della linea Rimini-Ravenna e l'introduzione dell'alta a velocità sulla Bologna-Taranto per la Rimini-Ravenna. È già stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra regione, governo e ferrovie ed è stato avviato un tavolo di lavoro con i comuni interessati dal tracciato per studiare gli interventi di potenziamento e la soppressione dei passaggi a livello. Soppressione fondamentale anche per migliorare la sicurezza delle città. L'obiettivo è di arrivare a un treno ogni 30 minuti. L'alta velocità sulla Bologna, Taranto e quindi anche sul territorio romagnolo è un progetto complesso e di grande portata, così come le ricadute che potrebbe avere anche in termini turistici, RFI ha già messo mano allo studio preliminare. Questa è una breve sintesi di quello che ha annunciato una decina di giorni fa RFI, perché ne parliamo su Bellaria, perché Bellaria è una delle realtà dove ancora insistono alcuni attraversamenti eh, a raso e insomma, una frequenza così serrata ogni 30 minuti potrebbe avere delle implicazioni anche a livello di collegamenti all'interno della città. Sindaco. Vero, il tema della ferrovia è un tema atavico sulla nostra città e questo lo sappiamo bene. Eh, L'ha riportato all'attenzione in particolare della stampa nell'ultimo periodo le dichiarazioni del ministro, quelli che avete riportato anche nei vostri servizio. Ma in realtà questo tema è trattato in particolare da un accordo siglato il 20 agosto del 2020 dalla regione con il MIMS, con il Ministero eh, delle Infrastrutture e con RFI, già per il potenziamento di questa tratta. Quindi è un tema che. Stavamo, eravamo a conoscenza, stavamo trattando comunque con la regione. Non da ultimo, il 14 di, di dicembre ultimo scorso, la regione ha presentato quegli stati generali sulla mobilità e si è parlato anche di questo. Quindi non è sicuramente qualcosa che ci ha sorpreso o che è collegata fine se stessa al PNRR. Questo sapevamo che potevano arrivare dei finanziamenti su quest'opera, eh, stiamo parlando per tutta la tratta di circa 280. Eh, milioni di euro di intervento, di cui un eh, primo stralcio prevede eh, 105 milioni finanziati dalla regione, 105 eh, dal Ministero, suddivisi sostanzialmente in potenziamento, qualificazione, miglioramento dell'infrastruttura eh, elettrica, dell'infrastruttura ferroviaria e i rimanenti 105 milioni invece per la eh, riduzione dell'impatto che gli attraversamenti. Eh, a passaggio livello hanno su questa linea. Complessivamente ci sono 27 passaggi a livello, 6 di questi li abbiamo nel territorio di Bellarisa Marina. Quindi, sì, sicuramente ci riguarda moltissimo. Abbiamo un'intensa eh, interlocuzione con la regione, in particolare, ma anche con RFI su questo tema, a partire già dal eh, primavera del. 2021, quando a fine maggio, 28 maggio, Corsini fece un primo incontro introducendo questo eh, sviluppo, questa linea di indirizzo della, della regione, che di nuovo non nasce dal nulla. Era già qualche anno che durante l'estate i treni nella fascia centrale erano intensificati con circa uno ogni mezz'ora, e soprattutto era stato perfezionato il collegamento con Bologna. Per cui a Ravenna c'era sempre il collegamento dei nostri treni nelle fasce centrali con Bologna, cosa che non c'era prima. E questo ha portato a un incremento anche della popolazione che usasse, in periodo pre-COVID, che usasse questo tipo di mobilità. Mi fermo per adesso, tante cose potremmo dire, ma non Perché voglio fare un monologo. Poi torneremo assolutamente sul tema. Volevo capire anche qual è la posizione di Bucci, che mi sembra sia intervenuto più volte su questa tematica. Il tema della mobilità per una località turistica è fondamentale, quindi è ovvio che seguiamo con attenzione tutte le dinamiche relative alla progettazione e al finanziamento di queste opere strategiche dal punto di vista della distribuzione eh, del trasporto, e delle, delle auto, dei, dei mezzi elettrici o dei nuovi mezzi che arriveranno sul, sul nostro territorio. Il tema è come passano da noi perché noi siamo una realtà eh, dove c'è una vera e propria frattura tra la zona mare e, e la zona abitata, residenziale, e quindi più di altri comuni soffriamo questa presenza. Perché non diventi un ulteriore elemento di penalizzazione abbiamo bisogno invece di trasformarla in un'opportunità. Ricordo che in passato, per esempio, abbiamo risolto il problema di alcuni sottopassi sostituendo quindi passaggi a livello. Ne abbiamo realizzati diversi attraverso quelli che un, un tempo si chiamavano i fondi FIO, fondi di investimento e di occupazione, e ce ne sono alcuni episodi veramente riusciti nel nostro territorio. Adesso però quando parliamo di un treno ogni mezz'ora e di soppressione dei passaggi a livello dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per soppressione. La soppressione vuol dire passarci sotto, passarci sopra, chiuderli e questo ha un impatto ovviamente sulla mobilità del territorio, soprattutto su quella interna ma anche quella in entrata e in uscita. E quindi bisogna pensarci bene. Per questo io insisto molto che ci attrezziamo come amministrazione comunale con una struttura tecnica che ci consenta di partecipare a questi tavoli cosiddetti tecnici, appunto, con RFI, con, con la regione o con lo stesso Ministero delle Infrastrutture per poter portare avanti le nostre istanze, perché comunque passa sul nostro territorio. Abbiamo ancora una sovranità territoriale, anche se partecipiamo ad un'area più vasta, e abbiamo bisogno di risolvere alcuni problemi atavici, come diceva il sindaco attraverso delle soluzioni più moderne. Faccio un esempio banale, ogni volta che si sopprime un passaggio a livello bisogna convocare una conferenza di servizi, cioè RFI la convoca, mette intorno tutte, tutte le autorità pubbliche interessate all'opera e col comune definisce la soluzione. La stessa cosa per esempio sul passaggio dei treni, cioè noi che tipo di passaggio desideriamo veramente? Un mix tra treni regionali, trasporto rapido costiero, treni merci, cioè dobbiamo pensarci bene perché comunque ogni attraversamento determina un impatto sul territorio. Ed è vero che forse risolviamo alcuni problemi della mobilità su gomma, però non vorremmo complicarci la vita. Con alcuni altri problemi sulla velocità, sulla, sulla mobilità su rotaia. Volevo sentire il Sindaco, perché insomma, Bucci ha sollevato alcune questioni, il passarci sotto, il passarci sopra. Insomma, questi tavoli ci sono, immagino che anche come Comune di Bellaria voi abbiate un'idea di quello che vorreste sul territorio. Ma il tema è veramente complicato, quindi non va affrontato, non dico lo stiamo facendo, anzi, il dialogo è positivo, è un confronto, ma non va affrontato nelle modalità, diciamo così. Eh, eh, da bar, passatemi il termine e non, non sto indicando nessuno, ma davvero va, va affrontato con grande concretezza. La visione non è solo sul trasporto Rimini in Ravenna. I grandi investimenti sono sul potenziamento della Bretella Ravenna-Castel Bolognese, perché l'hub portuale di Ravenna sta diventando un hub eh, eh, determinante nelle strategie della mobilità delle merci e della concorrenzialità del territorio emiliano-romagnolo della sua produttività. E quindi questo ci aiuta nella misura in cui gran parte del traffico merci a questo punto nella, nella visione eh, del, de, di questo disegno e ce ne siamo occupati, ce ne, ce ne occupiamo anche facendo squadre con territori vicini. E di stamattina, ad esempio, l'ultima telefonata con il neo sindaco eh, di Gatteo. Eh, Pari, Roberto Pari, proprio perché su questo tema ci teniamo in stretto contatto, così pure con eh, la sindachessa di, di San Mauro Mare, perché di San Mauro Pascoli, eh, per il tratto di San Mauro Mare, perché in realtà abbiamo un, una visione abbastanza omogenea noi tre, anche con Gozzoli di Cesenati, con Tanto che i primi incontri tecnici sono stati divisi per varie aree e noi eravamo stati convocati assieme a questi, questi comuni. Dicevo, il potenziamento della Bretella verso Castel Bolognese in questo senso ci può, ci può aiutare. Dopodiché, quando noi affrontiamo il tema degli attraversamenti, della soppressione dei passeggeri, va fatta chiarezza su una cosa: intanto, che cos'è il trasporto rapido costiero? Questo chiedo questi minuti perché vada va spiegato. Perché in tanti si pensa ancora al metromare. Il metromare non ha una previsione di prolungamento nella misura in cui l'abbiamo visto, realizzato fra Rimini e Riccione, non ha questa previsione per il tratto Rimini-Ravenna. Il TRC Trasporto Rapido Costiero è un potenziamento quasi ah. da metropolitana eh, di, 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 di superficie, metropolitana di costa della linea ferroviaria è quel treno ogni mezz'ora stiamo parlando di questo questo ormai è molto chiarito ed è giusto che chi ci ascolta e che chi affronta questo tema non eh, quasi quotidianamente o da, da amministratore abbia chiaro questo concetto quindi il primo dubbio a fugare è questo il metro mare come abbiamo visto proseguirà fino alla fiera col terzo stralcio e con il secondo stralcio fino a uh, um, um, Cattolica Inverso. Verso sud eh, e verso nord. Verso sud e verso l'interno, verso l'Afghanistan. Sostanzialmente. Bene, risolto questo c'è il tema di, di quei mh, passaggi a livello. Quei passaggi a livello eh, nella convenzione sono stati catalogati e sono stati indicati come livello di pericolosità. Dopodiché non ci hanno detto li chiudiamo tutti, ma con ogni singolo comune ci hanno detto cosa possiamo fare per migliorare questa tratta, considerando che mettiamo delle risorse a disposizione per. La soppressione di passaggivelli più ne sopprimiamo, meglio è. E qui nasce il grosso problema nostro di Bellare Marina. Ne abbiamo 6 sui 27 complessivi che, di cui parlavo prima. Quindi sicuramente il territorio più colpito. Uno è nel territorio eh, nell'ingresso sud, via dei 1000, all'inizio di Igea Marina, ed è il passaggio livello che meno preoccupa perché, perché abbiamo le superfici per poterlo attraversare e la nuova strada di Gronda diventa una grande opportunità anzi per prevedere lì un attraversamento anche eh, carrabile e, e pedonale che si colleghi con la nuova viabilità parallela alla ferrovia lato all mare e, che, e quindi poi possa scaricare da un lato il lungomare e dall'altro via Garibaldi e via dei Mille a monte. In quella è una, una situazione più semplice? Certamente, tra l'altro oggetto mh, già replicato, come si diceva prima, del sottopasso di via Pertini o di via Properzio, per chi ci segue a Bellaria eh, sa di cosa stiamo, stiamo parlando. Il problema sono i 5 sottopassi in un chilometro 500 metri. Cinque, 5 passaggi a livello, scusate. 5 passaggi a livello. 5 passaggi livello. Da via Pascoli a via Pisino abbiamo in, mille, in 1.600 metri, 1.600 metri... Abbiamo 5 passeggeri, le 4 sono in un km, 1,90 km. Li abbiamo eh, misurati, rilevati perché era importante ragionare su questo. Ecco su questo dobbiamo ragionare. Ora, noi, nella regione, ribadisco, ci siamo incontrati il primo incontro: Corsina ha fatto con tutti i sindaci a fine, a fine maggio. Il 21 di giugno c'è stato un incontro eh, con, i tecnici suddivisi, eh, con, con i tecnici dei comuni, di nuovo tutti insieme. Poi replicato il 13 di luglio con i tecnici invece suddivisi per, per comuni. A quell'incontro, il 13 luglio, è seguito una nostra lettera in regione perché ci avevano chiesto di far pervenire in breve tempo quale fossero le nostre proposte. Abbiamo detto: ragioniamo sull'attraversamento di Via dei Mille senza problemi, ma vi chiediamo di porre un'attenzione particolare. L'avevamo fatto anche invitando Corsini direttamente in loco e se ne è reso conto sicuramente, eh, facendolo incontrare anche col comitato Ferrovia che, aveva, che ha una sua proposta e poi magari dopo ne parliamo, il 15 noi mandiamo questa missiva alla regione come richiesto dove diciamo poniamo particolare attenzione, prometti, si chiede pertanto di porre in studi di fattibilità l'opzione eh, del rialzo della sede ferroviaria o dell'intracciamento al confine nord a quota adeguata per mantenere i collegamenti delle sedi viarie a livelli pressoché attuali, considerando che e questo è il grande problema, considerando che abbiamo gli attraversamenti del, del fiume Uso e l'attraversamento del Rubicone che costituiscono dei vincoli. Noi su questo dobbiamo farci un'idea. Un, un Quindi alla Regione RFI, anche nell'incontro successivo, perché poi a novembre siamo andati in Regione chiedendo un incontro con direttore Ferrecchi, l'ingegnere Ferrecchi, eh, direttore delle infrastrutture Regione Emilia Romagna, con l'architetto Meggiato e poi da ultimo con l'ingegnere Beltrama, proprio per parlare di queste cose. E quello che chiediamo è. Facciamo uno studio di fattibilità con un'analisi comparativa delle soluzioni che ci possono essere. Lasciare Sopra alcuni elevazione. attraversamenti, lasciare alcuni attraversamenti così con dei sottopassi e pedonali e invece dei sottopassi viari che però siano di, di, di dimensioni e di um, valutazioni non legate sul nostro territorio. Perché, come detto, dobbiamo anche considerare che cosa c'è subito dopo da noi, perché 700 metri dopo l'ultimo sottopassaggio nostro c'è via Marina e 800 metri dopo c'è un altro um, sottopasso, un altro piccolo attraversamento che è quello di Savignano Mare. Quindi ragionando su tutto questo. Chiedendo una valutazione comparativa. Mi interrompo, poi magari se posso. Sì, dopo perché volevo entro sentire cosa dettagli. ne pensa Bucci di del, anche della cronostoria di questi incontri, eh, riportate di quelle che sono le proposte sul piatto al momento. Io penso che dobbiamo contestualizzarle all'interno di un disegno più complessivo, che ha la ferrovia come un elemento di mobilità in accesso e in uscita, ma poi riguarda tutta la città. Per questo, noi chiediamo quello che viene definito correttamente un percorso partecipato, cioè la possibilità che tutti gli attori sociali possano partecipare a questa progettualità, perché questo tipo di nuovo intervento, al di là dei tempi che impiegherà e del tipo di soluzioni tecniche che eh, metterà in campo, è comunque un intervento che sostanzia di fatto una riqualificazione della nostra offerta di città, la va a riqualificare verso l'alto perché comunque la collega, la mette in rete anche rispetto a un sistema di intermodalità che per noi è fondamentale. Però poi sui temi che abbiamo sempre sostenuto, cioè la soluzione tecnica del ferro, quindi quella sede come elemento di continuità rispetto ad altri. La soluzione delle stazioni, delle fermate, del singolo binario o del binario doppio in alcune realtà dove comunque i treni tendono a incontrarsi. Il tipo di sviluppo che il trasporto pubblico locale avrà perché a fine stagione sia Bonaccini che Corsini hanno annunciato 1.800.000 viaggiatori sul trasporto pubblico regionale con un incremento del 25% rispetto al passato, 200 treni che si sono aggiunti rispetto allo standard normale, una evoluzione di questa modalità di trasporto negli anni e quindi un elemento che noi trasmettiamo ai nostri city users, ai nostri concittadini, ai nostri visitatori, ai nostri turisti per dire venite qua, arrivateci in una modalità tranquilla, meno impattante, meno inquinante, più veloce e più sicura. Però per far questo dobbiamo dare delle risposte molto chiare a questi elementi che sono alla base di tutto, perché, ripeto, c'erano stati progetti per i sottopassi, erano progetti in trincea, ma poi ci vuole una certa pendenza per accedere in modo tale da non creare poi problemi di traffico. C'erano state idee... Anche patrocinate da alcuni elementi del centrodestra in passato, cioè mandiamo la monte, trasferiamola diciamo, più, più sopra la città in modo tale che liberiamo degli spazi per riqualificare la città proprio vicino alla zona mare, magari con un'idea anche di pedonalizzare la zona mare. Come c'erano state tante altre eh, modalità di, di pensiero che si erano espresse anche verso un interramento della ferrovia. Quindi, io dico. È vero che dobbiamo perseguire questo obiettivo di qualità e lo condividiamo con l'amministrazione comunale, ne abbiamo discusso anche in Consiglio Comunale ampiamente, il tema dell'obiettivo ci sta tutto e lo perseguiamo. Poi sono le modalità, i tempi tecnici, i costi, perché poi noi non ci dobbiamo mai dimenticare che oggi abbiamo queste risorse a disposizione, che sono risorse ingenti, però anche in passato le abbiamo avute. Io ricordo di aver partecipato... All'accordo di programma fatto per la metropolitana di superficie Riccione Rimini nel 1995 in rappresentanza dell'Associazione Albergatori di Rimini con il presidente Petrucci, poi abbiamo dovuto aspettare il 2001 per l'arrivo della legge obiettivo del ministro Lunardi poi il 2006 per l'allocazione delle risorse, poi per la progettazione siamo passati al 2012, insomma siamo arrivati all'inaugurazione al 2020. 2019. Ecco, 2019. 2019. Quindi 2019. i dati sono tempistica, modalità e anche costi, sì. perché non ci dobbiamo dimenticare che così come la metropolitana cosiddetta di superficie TRC Metromare, vecchia maniera, è costata 92 milioni. C'è stata una parte di finanziamento statale, ma l'altra parte è stata finanziata da regione, provincia e comuni che poi partecipano non solo alla realizzazione, ma anche alla gestione. E qui dobbiamo avere le idee chiare su che tipo di mobilità vogliamo fare, ed è per questo che noi proponemmo in Consiglio Comunale l'adozione del piano urbano della mobilità sostenibile. Perché? Se noi non abbiamo la possibilità di favorire questo tipo di trasporto e la gente continua ad andare in auto, continua a venire in auto da noi, noi comunque sosteniamo dei costi. Ci indebitiamo col PNRR, perché la sostanza è che il 70% delle risorse di questo grande piano sono a debito, quindi le dovremmo restituire, a rischio di arrivare al 160% di rapporto tra debito e PIL. E quindi il tema è come li spendiamo e come noi anche come ente locale facciamo fronte. Allora, se abbiamo delle problematiche dobbiamo risolverle attraverso percorsi partecipati. Fa bene l'amministrazione a sviluppare la parte tecnica, però poi ci vuole il coinvolgimento della cittadinanza. E in più dobbiamo pensare quanto ci costerà nel tempo questa opera, perché non solo bisogna realizzare le opere, bisogna fare manutenzione, bisogna forse modificarle se non funzionano, ma bisogna metterle in una logica dinamica dove non è prevista. Sindaco. Prego il Sindaco. No, ringrazio questo tipo di intervento perché dà la possibilità di eh, approfondire due aspetti. Eh, il primo, permettetemi un inciso sul eh, metromare: non solo tutto quello che ha detto il consigliere Bucci è vero, ma c'è anche la gestione che poi pesa sulle poi... Eh, amministrazioni locali, cioè col Presidente Santi, con tutti gli altri sindaci. Della provincia, stiamo discutendo di come spalmare i 2 milioni di euro di costi in aumento sul TPL, trasporto pubblico locale, che eh, ha prodotto il eh, metromare nel suo rapporto costo chilometrico molto più alto del TPL ordinario. Bigliettazione sicuramente non ancora in grado neanche lontanamente di sostenere i suoi costi. E quindi 2 milioni di euro che in prima battuta AMR aveva pensato di spalmare su tutti i gli enti locali della nostra provincia ma che eh, si sta interloquendo proprio per chiedere alla regione un intervento diretto quindi quando si fa un'opera di questo tipo poi bisogna anche ragionare sulla sua funzionalità sulla gestione ordinaria e sui costi che la gestione ordinaria eh, possa avere e, in seconda battuta il tema della eh, modalità della compartecipazione, della programmazione, il PUMS è uno dei nostri eh, obiettivi sia all'interno del patto de, de, per l'ambiente, del PAIS che abbiamo eh, sottoscritto, che il Comune di Bellarvisi e Marina ha già portato a secondo livello, uno dei pochi comuni della provincia ad averlo portato, ma anche del piano strategico, quindi c'è, ma soprattutto quello che dice dà fondamento a come stiamo cercando di procedere, cioè stiamo chiedendo e stiamo realizzando, cercando di ottenere insieme a RFI e a Regione. Quello studio comparativo, perché quando ci presentiamo alla città per prendere le decisioni partecipative, non possiamo buttarla lì sul tavolo e chiedere alla sensazione anche di stakeholder qualificati, per carità non dico di no, ma della cittadinanza, possiamo chiedergli ragioniamo così eh, un po' eh, attorno a un tavolo. Ma vogliamo andare con degli elementi di valutazione perché sapere che i pali di fondazione per un qualsiasi tipologia di intervento, sia che sia eh, la soluzione in traccia, internato o sopraelevata, vogliono dire eh, circa 60 metri di profondità per studi effettuati in eh, situazioni similari, eh, con le interferenze che possono produrre in un edificato come il nostro, va conosciute va approfondito il tema delle interferenze, il tema del cantieramento e delle aree per produrre opere del genere va approfondito e bisogna arrivare a questi in confronti con questo tipo di elementi. L'altro tema è quello delle pendenze che la ferrovia può avere, perché oggettivamente il treno oltre eh, l'1, il 2 eh, circa eh, per mille di pendenza fa fatica. A, 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 a andare rispetto alle situazioni così costiere come le nostre. E quindi dobbiamo, dobbiamo ragionare in, te, in questi termini, anche. Ed è la ragione per cui la nostra richiesta, da sempre a ogni tavolo, e che sta producendo gli effetti in questo, in questo periodo, è quello: facciamo un'analisi comparativa di tutte le soluzioni. E poi ci confrontiamo. Tutti mettendoci la faccia, amministrazione locale, regione e eh, ministero, RFI, eh, sul il tema con la città e i suoi interlocutori. Un'idea un di massima su quali potrebbero essere i tempi sia di questa analisi comparativa che poi quelli che ne conseguiranno? Nell'incontro del 20 dicembre, l'ultimo che si è tenuto, ci eravamo dati l'opportunità di riaggiornarci entro la fine eh, del mese per arrivare nella primavera ad avere uno strumento per confrontarsi con la città. Questo era quello che ci avevano detto, stante anche il Covid, per cui poi certe azioni giustamente, giustamente non vogliono promuovere certe aggr aggregazioni, certi incontri in presenza in questo momento. È da tenere in considerazione. Bucci. No, e, e mi riferisco a questo ragionamento sulla progettualità e quindi sulla disamina tecnica di tutte le opzioni. E ci insistiamo molto su questo aspetto, cioè di avere uno staff di persone che ci aiutano a capire quali sono le soluzioni migliori per noi e quali mettere sul tavolo a disposizione anche dei colleghi degli altri comuni. Faccio riferimento per esempio ai tempi. Se vogliamo ottenere risorse per finanziare questa progettualità, da un fondo che si chiama appunto Fondo per la progettazione della fattibilità, le nostre eh, direzioni sono 2021-2023. Il Comune di Rimini ha già presentato la richiesta per quei 500 mila euro per la zona nord che riguardano i parcheggi a supporto dei, dei, dei nuovi sottopassi per tutto il discorso che vogliono fare dalla stazione di Rimini fino a a Torre Pedrera noi ci troveremo nel giro di pochi anni messo che poi i lavori comincino quando devono cominciare però sulla base della progettualità per ottenere queste risorse guardando anche l'orizzonte del tempo che la, che la regione ha per esempio per spendere i 3 miliardi e qualcosa che hanno messo a disposizione per la mobilità noi comunque andiamo sempre al 2026 come orizzonte Quindi noi ci troveremo progettualità Rimini, stazione, Rimini Fiera. Possibilmente la richiesta di Sant'Arcangelo è arrivare a Sant'Arcangelo, poi abbiamo il pezzo fino a Torre Pedrera, poi abbiamo il pezzo diciamo riccione cattolica. E poi, ci e, poi ci e poi ci siamo noi possibilmente nei modi e nei tempi che riterremo opportuni. Però arrivare ai tavoli con una progettualità nostra ci consente sia pure in una temporizzazione degli interventi specifica, di attestarci con una nostra posizione, una nostra tempistica, una nostra progettualità, sicuramente condivisa, perché l'idea del trasporto costiero, metropolitano o veloce che dir si voglia nasce da un discorso di integrazione di distretto turistico. Quello che fu fondato, poi mai realizzato, nel 2013 a Cesenatico, il distretto turistico della costa adriatica dell Emilia-Romagna. Quella era la logica: di andare oltre le aree vaste per collegare un ampio distretto turistico, tendenzialmente potendo arrivare fino a Venezia, quindi includendo anche il Veneto, che è. La dimensione progettuale che le regioni hanno in questo momento sulla mobilità e sul trasporto diciamo, su, su, su ferrovia o comunque pubblico è una visione che riguarda delle aree che sono interregionali. Quindi il fatto di essere all'interno di questa progettualità, di avere la contezza e anche la sensibilità di capire che ci siamo pienamente all'interno, ci deve portare a dire abbiamo una nostra progettualità, poniamo anche noi le nostre condizioni. Perché la preoccupazione per me è anche questa, avendo fatto esperienza di questo genere, di trovarci in una realtà come si è trovato ad esempio il comune di Riccione. In cui, non avendo diciamo una sua linea, perché sono state due amministrazioni, una diversa dall'altra, cioè, ha subito dall praticamente la progettualità che veniva da altrove. Io questo vorrei evitarlo per Bella ragione sì. e credo che lo faremo se sì. lavoriamo insieme. Sentiamo se lo vuole evitare anche il Sindaco. <ride> e nei fatti, e lo credo di averlo anche eh, confermato questa sera, eh, elencandomi anche le scadenze abbastanza fitte con cui interlochiamo sotto questi aspetti. E in... Elemento questo ragionamento, dando forza anche al ragionamento che fa il consigliere Bucci, dicendo che mh, non va lasciato solo il tema della ferrovia, perché il tema del metromare, come diceva, fino alla fiera, mette in gioco altre progettualità. L'abbiamo già eh, elencata, già messa in programma negli organi eh, competenti, come AMR. È chiaro che se arrivo a una stazione nel metromare, in fiera o a Sant'Arcangelo, il nostro TPL, trasporto pubblico locale, tanto per capirci: l'autobus deve cambiare. Abbiamo un autobus in estate ogni 20 minuti che ci collega con Rimini, può diventare interessante uno ogni due di questi, farci collegare con la fiera dove il nostro uh, utente eh, può tranquillamente prendere a quel punto il metro mare e eh, con tempi certi le fermate scadenzate entrare in quel sistema di mobilità un altro tema eh, che rafforza la progettualità di cui stiamo parlando oggi è la ciclovia adriatica la ciclovia veridilatica è uno dei più grandi progetti di mobilità eh, sostenibile e dolce che l'Europa sta finanziando e che è parte importante del PNRR su cui noi abbiamo giocato un ruolo da protagonisti da subito e capofila fra le regioni, le Marche e non l'Emilia Romagna ma noi da subito ci siamo mh, iscritti in questo parallelo perché la linea ferroviaria si collega con questa eh, ciclovia e gran parte delle persone che la utilizzano amano prendere anche in funzione turistiche che amano prendere il mezzo ferro, il treno con la bicicletta, fermarsi nelle stazioni e poi collegarsi con le, le vie ciclabili. Noi abbiamo candidato tutto un collegamento, eh, un po' abbiamo, un po' sui nuovi lungomari, compreso quello di Marina, all'interno eh, del progetto della ciclovia adriatica, perché siamo convinti che sia eh, uno dei temi e dei fondi principali in cui verranno destinate le risorse del PNRR. Non so se Bucci vuole aggiungere qualcosa, altrimenti entriamo anche nel tema lungomare. Vorrei aggiungere questo elemento. La tranquillità che vogliamo dare ai nostri cittadini è legata non solo agli obiettivi, che sono obiettivi di strategia e obiettivi importanti per lo sviluppo del nostro territorio e in particolare del nostro comune, ma sono anche legati al fatto che comunque bisogna dare sicurezza e tranquillità a coloro che abitano vicino alla ferrovia. Noi abbiamo questo, non bisogna mai dimenticarlo, abbiamo questo budello che taglia la città con le case affacciate in alcuni tratti e quindi questo è l'elemento che ci porta a dire percorso partecipato, sia pur con la disamina tecnica eh, più sviluppata, più evoluta, ma poi percorso con i cittadini. Li vogliamo insieme a noi in questo grande disegno di riqualificazione del territorio. Se andiamo sul lungomare, ne avevamo parlato prima della scorsa estate, primo tratto eh, inaugurato, i lavori sono ripartiti a stagione conclusa, a che punto siamo? Allora, I lavori del primo, del primo tratto sono ripartiti subito a novembre, appena finita la stagione, stanno procedendo con eh, celerità. Il secondo stralcio l'abbiamo voluto... Anticipare, tra l'altro, eh, mettendo risorse comunali per un milione e mezzo, anticipando quindi anche il contributo della Regione, perché il contributo della Regione 2 milioni e 150 mila euro, eh, il più grande contributo ricevuto fino alle ultime eh, notizie del 2021, ma fino appunto al 2021, il più grande contributo extracomunale ricevuto dall'amministrazione di Bellare Marina, era spalmato su tre annualità. 20, 21, 22 la parte più corposa del 50% era sul 22 per evitare di dover fare continue gare a, a, su stralci abbiamo anticipato noi eh, come Comune di Bellareggia Marina eh, il secondo il terzo contributo della regione e abbiamo fatto uno stralcio unico andato a gara eh, Gara sia i primi dicembre come dal cronoprogramma Gara, che tra l'altro ha dato esiti molto positivi, lo sottolineo sembrerà banale, ma in questo momento molte amministrazioni fanno fatica perché con il tema dell'edilizia, col tema della eh, difficoltà di reperire le, le, le risorse e le materie prime tante gare pubbliche eh, vanno deserte invece questo è andato a buon fine e quindi è stato appaltato quindi l'opera pubblica sta procedendo secondo i termini quindi quest'anno dovremo avere il lungomare che eh, eh, sarà completato fino all'altezza del bagno 16 secondo il cronoprogramma e dopo la stagione partirà poi l'ultimo l'ultimo già appaltato già con la ditta quindi agevolando e in questo caso, programmando, anticipando i problemi che si possono porre. Che riscontri avete avuto tempo. sulla parte già agibile nell'estate che si è chiusa? Dal punto di vista dell'opera è stata apprezzata tanto e anche molto utilizzata, perché al di là, non è un'opera di arredo, non è una semplice opera di arredo. Quel lungomare, e ci dobbiamo abituare anche noi, cittadini di e Marina, a interpretarlo così, è una nuova modalità di vivere. E non solo la nostra mobilità, ma di vivere l'esperienza del mare. Il nostro lungomare era un tratto, eh, il lungomare di Bellari era un tratto eh, del vecchio lungomare Colombo, abbastanza. Eh, contenuto e comunque non così tanto interfacciante col mare, invece, questo è direttamente sulla battigia, quindi ti dà una nuova un nuova experience eh, nella corsa, nel wellness, eh, nel godersi la passeggiata mattutina, ma anche serale ehm, sul, eh, sul mare, sulla spiaggia, e questo è stato eh, riconosciuto dai nostri, dai nostri turisti. Certo ha delle complicanze. Non da poco, in virtù anche, così lo tiro fuori io, non, non ci nascondiamo dietro, della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni dei maniani, dei balneari. E eh, dopo magari approfondiamo. Sentiamo anche eh, cosa ne pensa Bucci di questo intervento, in parte terminato, in parte in corso. Mio dovere, come rappresentante dell'opposizione, rilevare anche le criticità certo, che, abbiamo, vist che abbiamo visto quest'estate. Speriamo di non ripetere. Rispetto ai sigilli apposti ai nuovi stabilimenti balneari dal 33 bis al 30, che erano stati realizzati contestualmente alla realizzazione del nuovo Waterfront. Quindi ci sono stati dei problemi che noi. Abbiamo suggerito di poter risolvere con delle modalità anche qui partecipate, modalità conferenza di servizi ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, che possono mettere insieme tutti gli interlocutori, visto che chi opera sulla spiaggia sa che ha diversi interlocutori ai quali chiedere pareri, autorizzazioni, eccetera. Quindi, nel momento in cui si appresta all'intervento, deve comunque fare progetti, richiedere atti, provvedimenti o comunque semplici Statisticamente presentare un progetto per avere poi il permesso di fabbricazione. È quindi evidente che in quel caso ci sono stati dei problemi che speriamo non si ripetano in questo stralcio. Per quanto riguarda l'idea progettuale. Sono contento, siamo contenti che non si sono ascoltate alcune sirene che volevano privarci dell'unica originalità che abbiamo su tutta la costa, cioè di avere accesso direttamente al mare in, una, in una, uno spazio di un chilometro e mezzo della nostra costa. Ci sono stati molti interlocutori che dicevano portiamoci mezzi perché così durante l'inverno c'è del movimento, passa la gente, no. Quella è un'area che deve comunicare direttamente con la spiaggia ed è un unicum che noi vogliamo tenerci molto caro. Secondo elemento eh, sulla progettualità, eh, di cui abbiamo anche discusso in occasioni pubbliche eh, con i progettisti. A nostro avviso avremmo potuto fare di più su, su quell'intervento. Quell Qualcosa che ci connotasse maggiormente come località. Qualcosa di originale, di unico di inimitabile, se mi è consentito il termine, che partendo dalle forme, dai colori, dall'illuminazione, desse l'idea di una città che poi ha una spiaggia che si proietta sul mare. Siamo una città di mare. Lo sfruttiamo poco il nostro mare. Noi avevamo anche questo progetto di intervenire sulle scogliere, adotta una scogliera e facci un grande solarium con i trampolini e le modalità per comunque viverci sopra come vivevamo noi sugli scogli da bambini. Eh? Tra la pesca, il bagno, i tuffi, eccetera, era, era la nostra oasi. E questa cosa qui non è stata sufficientemente sviluppata. La critica che io faccio personalmente anche al sindaco, e so che può fare molto di più se vuole, è che... Contestualmente a questo sviluppo del lungomare, se vuole innescare dei processi di riqualificazione, anche nella rete dei servizi turistici, dall'otelleria fino agli appartamenti, alla ristorazione, deve poter avere un affaccio sulla spiaggia che va già a registrare le nuove tendenze di consumo che si sono manifestate sia nel periodo Covid, quindi la richiesta di appartamenti, sia prima quando è stato chiesto di poter stare più a lungo sulla spiaggia e quindi sviluppare nell'hotelleria la, la mezza pensione, se non addirittura il bed and breakfast. Questa progettualità potrebbe dare a Bellarisia Marina, se fatta insieme allungamento della spiaggia, utilizzo del mare, waterfront, rete dei servizi turistici in generale sul retro, la possibilità di veramente di avere uno slancio. Perché secondo me, dopo questo periodo di clausura, di incertezza, di paura sul futuro, come dopo ogni periodo critico grigio ci sarà la voglia di riemergere con un grandissimo entusiasmo. E questo è quello che ci auguriamo. E qui. questo, guardate, io l'ho vissuto, perché ho l'età di quel carobolo, come si dice in dialetto bellaria, io l'ho vissuto nel dopoguerra noi siamo riemersi dalle macerie rimini ancora di più di noi perché è stata bombardata con un entusiasmo con una voglia con una creatività che ci ha portato ad essere negli anni e tanto una città da 3 milioni e mezzo di presenze tra 14 locali da Vallo un unicum quindi la genia il genius loci di bellari Marina c'è tutto va rimesso in moto con coraggio con intraprendenza sentiamo, e anche con un po' di scommesso andiamo il sindaco perché siamo alle battute finali abbiamo ancora qualche minuto se vuole rispondere sia a queste sollecitazioni se vuole dire anche la sua sulla vicenda poi trattata, quella relativa alle cabine. Apprezzo l'entusiasmo di Bucci e il ruolo che svolge di, di, di opposizione. È evidente che la volontà nostra eh, con questo tipo di intervento è quello di creare una tripla, una tripla riqualificazione di quell'area. Perché da un lato. Porta un'opera pubblica che modifica la mobilità, la mobilità dolce e sostenibile sulla nostra città. Dall'altro il suo rapporto con la spiaggia, col mare, tra l'altro ehm, chi avrà l'opportunità di, di percorrerla è sviluppata con onde eh, longitudinali lungo il percorso eh, del, di questo nuovo lungomare proprio per evitare l'effetto rettilineo e con una gradualità di colorazione che porta appunto quello della sabbia. Ma... Dicevo tripla perché da un lato comporta anche la riqualificazione degli stabilimenti balneari, quindi un arricchimento dell'offerta eh, del, del nostro prodotto balneare: stabilimento, chiosco, ristorazione, che oggi è, 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 è debole o quantomeno è storicizzata. Ecco, forse il termine giusto è storicizzata. Quindi può essere un grande slancio. Il terzo, il terzo motivo di riqualificazione è il nuovo affaccio. Questo mette in gioco tutto il fronte di quello che era una volta il retro delle cabine che andava schermato e oggi diventa una faccia nobile. E il primo tratto di questo ci ha dato diversi, diversi spunti. Per contro, eh, la, la, la vexata questa, insomma, che veniva rappresentata, questa Bellares Marina non ha la, né la bacchetta magica né la possibilità eh, di, di da sola. Determinarsi quella che è una questione europea, quella che è una questione che tanti governi stanno, stanno affrontando. L'ultimo documento della Regione che abbiamo letto, che Corsini ha condiviso anche con le varie amministrazioni, ci fa piacere perché va molto nella direzione di quanto noi abbiamo, abbiamo prodotto. C'è da dire che, eh, voglio dirlo con chiarezza, ma anche con un po' di soddisfazione, i, i nostri ehm, i nostri concessionari, sono 143 concessioni balneari a Bellare e eh, hanno una titolarità piena fino al 2023 e ce l'hanno perché nel 2019 e nel 2020 l'amministrazione che rappresento ha lavorato con grande solerza e impegno per allineare, per riportare in pari, per sistemare quello che erano concessioni demaniali che per mille e una ragioni erano ferme dal 2003 dal 2009. Quindi le abbiamo portate al 2018 con l'estensione 20 ed era stato fatto anche il procedimento secondo la legge regionale e, e secondo quella nazionale, secondo la direttiva regionale, secondo la legge nazionale al 2033, poi cassata a dicembre, perché in realtà sono unite a novembre, ma poi gli esiti li abbiamo avuti ai primi di dicembre dal Consiglio di Stato e oggi ci stiamo riorganizzando con uno stretto confronto molto positivo con le categorie economiche. Bucci ho registrato stamani, facendo le mie visite terra perché io cammino per vedere meglio, che abbiamo qualche crepa nella pavimentazione. Ho visto che ha postato anche sui esatto, social. Esatto, perché io poi faccio un'opposizione costruttiva, segnalo i problemi, non è che lo faccio per trovare il difetto. E quindi ho invitato, ovviamente, parlando alla famosa nuora per la suocera, che comunque insomma, ho invitato a guardare bene anche al prossimo materiale che si utilizzerà per l'altro straccio. Sono preoccupato perché ho parlato con i bagnini e con i chioschisti, sono preoccupato da questa attesa che si è generata rispetto alle implicazioni della sentenza d'agunanza dell plenaria del Consiglio di Stato. Perché questo non, potrebbe non comportare la presentazione dei progetti e quindi poi l'ottenimento dell'autorizzazione all'intervento. Perché comunque chi deve fare un investimento oggi, pur essendo ottimista rispetto al movimento regionale, non può che ancorarsi a quello che ha detto la Suprema Magistratura Amministrativa che non ha dato molto spazio a tutta una serie di elementi che potevano garantire eh, il concessionario, è stata piuttosto rigida nel dire che certe cose che si era pensato di ottenere in futuro non si, non si otterranno. Fare. E qui dico due cose. La prima è che dobbiamo pensare quindi ad una modalità anche temporanea nel caso in cui coloro che dovrebbero far fronte ad un investimento di 150-200 mila euro avessero qualche perplessità ad effettuarlo a fronte di due anni di orizzonte temporale per poi la scadenza della concessione. Ricordo ancora che erano riusciti ad ottenere un mutuo chirografario che era abbastanza positivo per sostenere questo tipo di intervento oggi invece il lasso temporale ristretto induce anche gli istituti a chiedere magari garanzie reali in più e questo complica ulteriormente cose, la vita certo. ultimo elemento non meno importante no, in, chiusura, in questo dare... scenario è che questi operatori vogliono fare quello che è opportuno per sviluppare le proprie attività quindi non bisogna illudere come è stato fatto in passato 10 anni di rimpallide perché la politica deve fare il suo mestiere stavolta e, come ho detto nell'ultimo Consiglio Comunale, lo devono fare anche i sindaci, lo deve fare anche Lanci, perché i sindaci sono diventati in questa fase difficile un, di, un punto di riferimento fondamentale per la, la politica. Guardavo perché non mi ricordavo la data precisa. Il 15 dicembre ho mandato il messaggio io stesso alla ditta che aveva fatto i lavori segnalando le crepe che ha visto Bucci. Eh, Quello era sicuro. Oh, ce devo... ne siamo accorti anche Quello noi eh, e l'abbiamo segnalato. Ehm, proprio per l'ultimo aspetto invece avevo sottolineato quella pienezza fino al 2023. Importantissima perché permette di affrontare... Ehm, il tempo che abbiamo davanti con più strade, con la possibilità degli OTS, eh, opere temporanee stagionali per chi vuole traguardare questo tempo di incertezza finché il governo non ci dica quale strada. Stiamo sondando insieme alle categorie economiche, ai consulenti nazionali. Citavo quella legge regionale che era molto simile all'iniziativa che stiamo prendendo perché probabilmente anche i consulenti sono gli stessi, ci siamo avvalsi consulenti nazionali molto importanti assieme alle categorie economiche e quindi anche il tema del 50-2016 che è il codice sostanzialmente degli appalti ci dà delle possibilità, le stiamo valutando insieme oppure delle azioni imprenditoriali. C'è questo ventaglio. E per cui noi siamo a fianco, in dialogo con le categorie economiche, a fianco ai singoli operatori per scegliere insieme a loro, per ciascuno di loro, quale sarà la strada che preferiscono. Chiaro è che attendere e, e fare un gioco di rimpallo o di procrastinare i tempi per la presentazione dei progetti. Può non essere la scelta giusta, perché poi il progetto si può, ha dei tempi che la conferenza di servizi che abbiamo già attivato, che era stata fatta anche l'altra volta, comunque ha dei tempi di erogazione delle risposte che vanno rispettati. Quindi, ottenere i pareri è comunque mettersi dalla parte del sicuro e poi magari si ritira e il permesso di costruire, istruito con grande celerità e attenzione, come deve essere fatto, nel momento in cui si sa quale strada voler percorrere. Noi siamo proprio in chiusura, io devo salutarvi, ringrazio il sindaco di Bellaria e Giammarina, Filippo Giorgetti, ringrazio Grazie. il consigliere Grazie. Gabriele Bucci per questo confronto. Avevate paura di non arrivare a 40 minuti all'inizio della trasmissione, no. ne abbiamo fatti quasi 50 e ancora avreste avuto da parlare. Noi con fuori dall'aula ci ritroviamo la prossima settimana.